E boom degli ETF di Bitcoin che in una sola giornata, la giornata di ieri, vanno a piazzare un più 870 milioni di dollari di inflow. È record assoluto, non è l'inflow più alto perché è il terzo più alto da quando sono nati gli ETF di Bitcoin, perché ne avevamo avuto il più alto di tutti che era avvenuto a marzo, il 12 marzo, con 1.05 billion di inflow, e poi avevamo avuto invece il 4 giugno con net inflow di 886 milioni di dollari. Questo è il terzo più alto di sempre e gli effetti sono stati evidenti anche sull'andamento dei prezzi di BTC, che sono ritornati in pratica in zona massimi storici. Hanno tentato proprio nella giornata di ieri di andare a toccare il massimo storico a 73.000 e qualcosa. Questi sono prezzi standard, quindi prezzi medi su diverse exchange, 73.800 più o meno, e abbiamo fatto ieri 73.560 in linea di massima. Bitcoin si è andato a posizionare ai massimi storici, ma tutto è ancora una volta dettato dalle inflow degli ETF, che sono veramente estremamente potenti. Ma cosa significa? Anche perché gli ETF di Bitcoin hanno raggiunto la quota di detenzione in pratica del 5% dell'intera market cap di Bitcoin. E questo è un bene o è un male? Perché in realtà dovremmo un po' porre, insomma, ecco, porci questa domanda. Guardate qui, 5,07% dell'intera market cap. In pratica gli ETF controllano più Bitcoin di Satoshi Nakamoto stesso. Cosa significa? Allora, andiamo a guardare tutto quello che è successo appunto nei giorni scorsi per quanto riguarda la crescita incredibile che hanno avuto questi ETF e come hanno spinto il prezzo di Bitcoin. Guarderemo diverse tabelle. Allora, qui abbiamo intanto l'evidenza del trend rialzista dell'inflow di Bitcoin, che hanno portato a questi straordinari livelli anche di prezzo, che ovviamente vanno a ricalcare più o meno i massimi storici che erano stati raggiunti proprio a marzo. Ancora una volta una struttura accumulativa abbastanza evidente di Bitcoin. Ma ci sono anche altri dati, per esempio, che sono molto interessanti da andare a guardare e che erano anche molto significativi. Il totale dei Bitcoin comprati dalla arrivo degli ETF, perché vi ricordo che c'erano ovviamente quelli di Grayscale che erano già presenti ovviamente, no, negli ETF, quindi il vero net inflow di BTC è stato circa 390.000 Bitcoin che sono stati in pratica acquistati in totale, se questi dati di CoinGrass dovrebbero essere corretti appunto, e sommati a quelli che erano già presenti in pratica su Grayscale, fanno un totale di 1 milione di Bitcoin posseduti da parte degli ETF. È molto interessante, tra le altre cose, guardare anche questo tracker che trovate su CoinMarketCap. Interessante perché si evince anche la struttura dell'andamento degli ultimi mesi. Per esempio, i 30 giorni sono interessanti, come il total asset under management è aumentato, ma non è solo quello, è il trend, no? Il trend che noi possiamo verificare appunto di inserimento, diciamo di inflow proprio della liquidità su BTC, e come anche questa liquidità viene spalmata in sostanza tra i diversi ETF. In questo momento Grayscale ha comunque il secondo posto degli asset under management, perché i BTC, quindi quello di quello di BlackRock, è diventato il primo ETF con un asset under management del 17 billion. Grayscale ai 16, ma ricordiamo che qui c'è una differenza enorme, nettissima, tra le fee che vengono pagate, no, da Grayscale, da chi ha in pratica gli ETF di Grayscale, e
quelli invece di BlackRock, che guardate che differenza enorme è presente. Gli impatti da un punto di vista anche di prezzo di Bitcoin sono stati abbastanza evidenti, perché in tutto questo lasso temporale è avvenuto un trend abbastanza delineato, trend che tra le altre cose rispetta anche il probabile inizio del ciclo nuovo annuale di Bitcoin, di cui abbiamo ampiamente parlato. Ma il vero quesito è, a questo punto, cosa potrebbe succedere se questo inflow, se questi inflow di BTC continueranno anche nei prossimi mesi, cioè che cosa può succedere a questo livello di prezzo, che a questo punto non è neanche spinto al rialzo da un andamento strettamente collegato alla fase emotiva, quindi alle aspettative di rialzo, la nuova bull run che dovrebbe partire a momenti, eccetera, ma è guidato da una struttura di fondamentale di acquisti, di domanda che arriva, e questo bisogna tenerlo a mente. Non siamo alle prese con una questione legata ad una semplice bolla di incremento di prezzo, bensì siamo alle prese con un incremento di domanda e una accumulazione istituzionale. E ribadisco questo concetto perché è veramente molto importante da andarlo a ricordare. A questo punto dobbiamo andare a chiederci che cosa significa quale impatto, diciamo, sui prezzi di Bitcoin potremmo avere da una continuazione, per esempio, di questo tipo di andamento, e soprattutto quali potrebbero essere gli effetti potenziali, no, sul prezzo, se questo dato dovesse continuare appunto nei prossimi giorni. Allora, intanto, se dovessimo guardare un po' di serie storiche passate, possiamo fare un raffronto per esempio su quello che sono i trend attuali dell'ultimo mese. Qui parliamo del 10 di della zona, diciamo, di ottobre più o meno, quindi dell'1 ottobre. Andando a guardare per esempio l'andamento dall'1 ottobre di Bitcoin, si evince ovviamente quella che è una correlazione abbastanza chiara, no? Cioè, da questa zona in poi, questo è l'incremento di prezzo che contraddistingue questo andamento degli inflow dell'ETF. Quindi è una correlazione praticamente quasi identica, quasi 1-1, palese, no? Di questa struttura. Bene così, ovviamente, da questo punto di vista. Però c'è anche da chiedersi, a questo punto, gli impatti sul prezzo di BTC sono da ritenersi costanti, cioè da ritenersi validi, anche se a un certo punto si dovesse fermare l'andamento dell'acquisto, e quindi questo trend di acquisto da parte degli istituzionali, oppure sono momentanei. Quindi gli effetti sull'incremento di prezzo che noi abbiamo visto costituiscono un caposaldo, quindi una fondamenta sotto il quale non possiamo scendere, oppure sono di natura momentanea. Allora, logicamente parlando, se non assistiamo a dei outflow da parte degli ETF, quindi ad una inversione di questa fase accumulativa che abbiamo visto, che poi qui per esempio si evince con un totale di 389.000 bitcoin acquistati, ragazzi, sono veramente tantissimi, no? Se vogliamo ragionare da questo punto di vista, se non si assiste a un decremento di questi bitcoin che sono stati acquistati, probabilmente questa fase sarà stabile, cioè l'incremento di prezzo che noi abbiamo visto in questi mesi non è derivato, ripeto, da un incremento di aspettative, ma bensì da una fase accumulativa. Quindi se non assistiamo a un deflusso, e quindi a una vendita costante di questi bitcoin per ovviamente l'uscita magari di investitori da parte degli ETF, l'incremento sul prezzo di bitcoin è da considerarsi un incremento standard, un incremento che non è dovuto a una momentanea fluttuazione, bensì è dovuto ad una struttura di fondamentale di incontro domanda e offerta, quindi un incremento della domanda. Quindi non dico che potrebbe essere considerato latente, nel senso che potrebbe essere considerato stabile a vita, non è questo, ragazzi, però sicuramente questa impennata dei prezzi è più stabile rispetto a qualsiasi impennata dei prezzi che si possa vedere con
dovuta per esempio ad una fase di natura emotiva. Quindi parlo di questa struttura, cioè parlo dell'incremento sopra i $64,000. Quindi probabilmente quello che si è andato a creare qui in questa zona è un livello di enorme stabilità e di valore di prezzo di Bitcoin sostenuto dalla domanda. Questa è una grandissima notizia secondo me per gli amanti della tecnologia, di Bitcoin, delle cripto eccetera, perché finalmente abbiamo un dato oggettivo che non è solo quello dato per esempio dal prezzo dei miners eccetera, bensì è dato soprattutto da una domanda istituzionale, ragazzi, ok? Sono tanti billion, veramente tanti billion di market acquistata, quindi market cap acquistata, 72 billion, il 5% della market cap. A questo punto però c'è da chiedersi, questo 5% della market cap di Bitcoin è adesso posseduto dagli ETF? 1 milione di Bitcoin sono in mano agli ETF. Questo cosa significa? Significa che da un punto di vista di natura di concentrazione del possesso dei Bitcoin, siamo di fronte ad una nuova realtà. In pratica abbiamo un'istituzione che sono gli ETF, sono misti, non è una sola, però un investitore istituzionale della vecchia guardia che possiede il 5% dell'intera market cap di Bitcoin, considerando che l'altro 5% lo possiede il wallet di Satoshi Nakamoto, quindi non è mai stato utilizzato, diciamo è bloccato. Forse gli ETF di Bitcoin sono nell'insieme l'istituzione, tra virgolette, che possiede più Bitcoin di tutti. Se aggiungiamo gli exchange, ovviamente i miners, abbiamo il quadro della situazione. Insomma, sta avvenendo una sorta di concentrazione in poche mani di quello che è il concetto di possesso di Bitcoin. Questo non è una cosa che speravamo ed è ovvio che sia così, perché da un certo punto di vista noi siamo sempre stati molto attenti al concetto della diversificazione e della non concentrazione, quindi della non concentrazione di Bitcoin all'interno di pochi stakeholder. Però in questo caso un po' era ovviamente scontato che questa cosa avvenisse, era impossibile, no? Avere una decentralizzazione anche di tutti i Bitcoin in mano a tantissime persone. Era ovvio che in alcune situazioni alcuni investitori potevano accentrare, no, il valore. Però nel caso degli ETF nello specifico, a me questa cosa non spaventa più di tanto, perché abbiamo un concetto molto diverso dalla concentrazione, per esempio, che può essere quella nel wallet di MicroStrategy, per intenderci. Abbiamo una concentrazione in mano a delle istituzioni, vero, però poi queste istituzioni sono tenute a dare a rispettare le volontà degli investitori che sono dietro. Quindi in realtà c'è una sorta di maggiore decentralizzazione dell'investimento in Bitcoin grazie proprio agli ETF, che hanno, è vero, centralizzato in un unico struttura istituzionale. Però questa pool, chiamiamolo così se vogliamo ricordare la questione dei miners, è posseduta da tanti investitori, quindi abbiamo una grossa pool gigante così, piena di Bitcoin, 1 milione di Bitcoin, ma il sottostante è una miriade di investitori che hanno acquistato. Quindi quelle istituzioni devono rispettare i loro regolamenti eccetera, quindi sono in pratica delle istituzioni che devono conto ai veri investitori, che sono poi quelli sotto. Quindi ovvero abbiamo una concentrazione, ma anche una sorta di concentrazione solo fittizia, formale, perché a livello sostanziale in realtà c'è una decentralizzazione degli investimenti, quindi più persone hanno avuto accesso, quindi questo secondo me è un fattore positivo. Poi però bisogna considerare alcune cose, come potrà impattare questa forma di concentrazione formale sull'andamento del prezzo. C'è troppa dipendenza, almeno attualmente, dall'andamento del prezzo di Bitcoin
rispetto proprio agli inflow degli ETF, e questa è secondo me il vero nocciolo da andare a sciogliere. Queste impennate di inflow hanno mosso i prezzi, e lo stesso è avvenuto qui, ragazzi. La linea bianca sono i prezzi, è una cosa evidente. Guardate, la correlazione è praticamente 1-1 in tutti i punti, in tutti i momenti dove abbiamo assistito ad un incremento degli inflow, il prezzo è salito. Quindi c'è una forte interdipendenza dell'andamento del prezzo di Bitcoin rispetto alla questione dell'inflow dell'ETF. Questo è un fattore negativo, perché significa che non abbiamo altri dati che possono spingere il prezzo. Non è assolutamente positiva questa cosa, e dovrà essere affrontata nei prossimi giorni e nei prossimi mesi soprattutto. Quindi fatemi sapere anche voi cosa ne pensate da questo punto di vista, scrivendomelo nei commenti, perché la concentrazione del movimento del prezzo solo da una singolo fattore evidenzia un pericolo molto chiaro. Se si fermano gli inflow, il prezzo non sale più, e questo poi dovremmo andare a comprendere se effettivamente questo rialzo, questo incremento di prezzo potrebbe essere in ogni caso ripreso poi magari da retail che si rimettono in movimento. In linea di massima abbiamo necessità di assistere ad un reprice di quelli che erano le fondamenta precedenti agli ETF di Bitcoin, cioè il mercato che si muove da solo, che vive da solo di natura propria e non dipendente da ETF. Questa cosa è talmente vera che si vede anche nel mercato globale delle criptovalute. Per esempio, guardate le altcoin, che non hanno avuto in nessun modo l'exploit di Bitcoin, ed è proprio il problema di fondo. Quindi la concentrazione degli ETF su Bitcoin ha un solo fattore negativo in questo momento, che non è la decentralizzazione, perché vi ripeto, la decentralizzazione esiste, anche se a livello formale si ha una centralità, a livello sostanziale è decentralizzato. Però c'è un problema, cioè un problema la dipendenza dell'andamento del prezzo. Bitcoin deve ricominciare a camminare con le sue gambe, e tutto il mercato delle criptovalute, che è veramente stordito, non sa un po' che pesci prendere, deve ritrovare la propria strada. Secondo me è la cosa più importante di tutti. Previsioni e strategie invece per investire in questo scenario, ragazzi. Allora, andiamo a cercare di capire che cosa e dove siamo in questo momento. Per esempio, in questa fase abbiamo avuto diversi tipi di ragionamenti, per esempio sui miei video, quindi vi rifaccio vi dico insomma di andarvi a vedere anche i video precedenti, per esempio quello dove parlo del raggiungimento possibile dei 100k di Bitcoin, eccetera. Le strategie possibili in una fase del genere, secondo me, sono improntate unicamente alla ricerca di un trend di natura rialzista. Perché questo? Perché noi abbiamo dei dati che sono molto chiari: accumulazione istituzionale, è vero c'è l'interdipendenza del prezzo dagli inflow che è negativa, va affrontata, e ok, ma non può esserci tutto, no? Non può essere tutto in forma positiva. Però in linea di massima, una fase attuale come quella che abbiamo visto da l'arrivo degli ETF in poi, questa qui che è una fase accumulativa, non può che essere identificata come fase accumulativa. E le fasi accumulative più sono lunghe, più lasciano spazio a fasi di rialzo eventuali. Quindi la strategia secondo me più intelligente è quella di continuare a cavalcare questo trend. Poi ovvio che tutte le cose possono mutare, soprattutto abbiamo visto i mercati delle cripto essere estremamente volatili, cambiare direzionalità in maniera molto semplice, con velocità. Per quello poi ci sono le tecniche di trading, dovete imparare e comprendere come gestire le posizioni, mentre lo stop loss, non do consigli finanziari io in questo canale, lo sapete ragazzi, quindi è molto importante capire che comunque qualsiasi scenario va protetto. Lo scenario però più comune è quello di cui stiamo parlando veramente da tanto tempo, cioè il breakout di questa struttura al rialzo e la continuazione, che dovrebbe avvenire quando, ne parliamo nei prossimi video, perché in Academy ho già fatto un super video dove abbiamo chiarito tutto quello che sono le mie attese fino a dicembre del 2024, e anche un
pochino più in là, però poi bisogna passare, no, a singoli pezzi, poi ne parliamo anche su questo canale. Conclusioni generali. Allora, abbiamo visto come il possesso da parte degli ETF di 1 milione di Bitcoin ha creato una base solida sul mercato delle criptovalute, su Bitcoin, non sulle altcoin ancora purtroppo, sotto il quale probabilmente a livello di valore Bitcoin avrà difficoltà a scendere a meno di situazioni di vendita da parte degli ETF dei Bitcoin stessi, quindi di fuoriuscita, no, dei Bitcoin. Quindi questa domanda da parte degli ETF ha creato solidità su Bitcoin, tant'è vero che nonostante la sua market cap imponente è veramente molto solido in questo periodo, si evince anche le fasi di crash sono state contenute quando le abbiamo viste ad agosto, eccetera. Quindi solidità del prezzo di Bitcoin, potenzialità future perché abbiamo una fase accumulativa lunga, istituzionale, con tanti billion, veramente tanti billion, quindi forte interesse istituzionale, fase accumulativa lunga, stabilità di prezzo dovuta all'inflow di investitori che non hanno orizzonti temporali di breve ma li hanno un po' più lunghi, manca la miccia che accende tutto e secondo me deve essere quella del camminare da solo. Bitcoin deve ritornare a camminare da solo, ritornare alle sue idee generali, non dipendere molto dagli inflow degli ETF, ma anzi far sì che gli ETF debbano inseguire il prezzo di Bitcoin e non il contrario, che debbano muovere il prezzo di Bitcoin. Questa è un'impresa ardua, ma Bitcoin ha 7 vite, 9 vite, come i gatti, non vi ricordo quante sono, ragazzi, io ne ho viste veramente tante, lo ribadisco, ragazzi, chi di voi ne ha viste tante sa quello di cui sto parlando e sono fiducioso, vedremo nei prossimi mesi. Fatemi sapere anche voi cosa ne pensate, ovviamente iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e pollicione in su, ciao!